Cloud. Bene, buona riunione. Grazie, ciao Claudio, grazie. Ciao, grazie. Non vedo Giusy. Eccomi, sono qui. Giusy Milazzo è qui. Sì, Giusy ora Clark cercherò di manca. ricollegarmi un attimo. Giusy Vanadia manca. Sta arrivando. È Ciao lei che deve. Antonello. Ciao Giusy, hai ritrovato i tuoi documenti? No, però vabbè, ormai ho fatto tutto, mi sono rassegnata. Sono seccature. Sì, infatti sono arrivata, ieri ero sconvolta una giornata intera, però vabbè, basta. Sì, sono Allora, cose che disturbano tanto. scusate perché involontariamente ero uscita dalla riunione. Vai, Giussi, Allora, cominciamo, dai. benvenuti a tutti e soprattutto a chi partecipa qui con noi a questa riunione della Rete delle Reti per la prima volta. Diciamo come coordinatrice regionale di Generazioni Future e vi do il benvenuto. Oggi è una giornata particolare perché dobbiamo iniziare un nuovo percorso di questa rete. Vi abbiamo mandato della documentazione che immagino avrete visto. Questa rete era nata in maniera del tutto casuale in seguito ad un comunicato stampa Notrib che avevamo fatto tempo fa e poi diciamo si era ampliata da sé perché arrivavano nuove partecipazioni e contributi di persone e di associazioni. Diverse persone che sono qui presenti hanno contribuito, non solo fanno parte della rete, ma hanno anche contribuito a costruire il documento con il loro contributo secondo le loro competenze e specificità. Una di queste, per esempio, è Emanuela Leone, che è la presidente di Rifiuti Zero, nonché nostra socia. Un'altra presente che ha contribuito è Giusy Milazzo. Spero di non dimenticare nessuno. Do anche un benvenuto a Luigi De Giacomo che è arrivato e ci fa molto piacere la sua presenza. Buon lavoro, grazie, vi seguo silenzioso. Grazie, un grande abbraccio. E quindi, finché non arriverà Andrea Russo che farà da host, sarò io a svolgere questo ruolo nella riunione. Quindi darò la parola subito. Avete presente il primo punto all'ordine del giorno, che sono immediate iniziative, no, scusate, sono nuove criticità da inserire nella piattaforma programmatica, perché purtroppo quelle non mancano mai. In particolare, adesso darò la parola a Paolo Pantano, che prego di essere abbastanza molto rapido, perché poi dovrò telefonare a due altri soci che non possono collegarsi su Zoom. Quindi do la parola a Paolo e gli chiedo di rispettare i 3 minuti possibilmente. Paolo, ha risolto il problema dell'audio? Risolto il problema. E Sì, allora l'abbiamo sentito. L'abbiamo già sentito Paolo, no? L'aveva risolto. no, ma adesso toccherebbe a lui parlare. No, credo che gli stia telefonando Claudio per risolvere questo problema. Beh, allora dunque io telefonerei magari a Tania Spanò, che aveva già chiamato al telefono e la metterò in viva voce.
Signore. Tania Spanò e il coordinamento contro l'inquinamento. E contro l'inquinamento elettromagnetico e parlerà proprio di questo. Tania, buonasera, ti ho messo in viva voce, sei collegata, puoi parlare. Sì, io volevo solo fare il punto della situazione per portare l'attenzione sul problema del 5G e dei... Scusa un secondo, la sentite? Male. Cerca di parlare più forte che puoi, Tania. Sì, prego, parla Tania più forte che puoi. Temo che tu sia in un posto dove c'è poco campo. Sì, sono in un posto cercando per avere più campo. Aspetta un attimo che esco fuori. Sì. Qui mi senti meglio? Sì, ti sentiamo meglio adesso. Sì, sì. Allora, volevo portare l'attenzione sul problema dei campi elettromagnetici e di conseguenza sul 5G. Io me ne occupo perché sono elettrosensibile, cioè ho una patologia dovuta proprio ad eccesso di... sono stata eccessivamente irradiata dei campi elettromagnetici fino al punto da perdere le difese che ognuno di noi ha per difenderci appunto da questa aggressione fisica, perché i campi elettromagnetici sono un fenomeno fisico e quindi ho perso queste difese e adesso praticamente li soffro moltissimo. Ho faticato prima di capire quale fosse il problema. Finalmente poi, quando l'ho capito, poi mi sono iscritta all'Associazione Italiana Elettrosensibili e sono diventata la referente regionale per la Sicilia appunto di questa associazione, che conta circa 2.000 iscritti, circa 2.000 elettrosensibili in Italia, almeno quelli registrati all'associazione. E quindi noi vorremmo portare proprio l'attenzione su questo problema. E sappiamo che anche, cioè mi vorrei rifare anche al discorso del dottor Ferdinando Laghi, che anche lui si è secondo noi dobbiamo fare qualcosa per evitare questo 5G, perché già si è parlato di voler innalzare i limiti di legge nazionali, che sono attualmente a 6 volt metro, innalzarli a 61 volt metro, in quanto il 5G ha necessità di avere maggiore potenza, diciamo. E quindi finora siamo riusciti a non farlo innalzare, però siccome questa proposta periodicamente viene fatta, questa dell'innalzamento dei limiti di soglia, noi temiamo che prima o poi possa passare. Allora vorremmo sensibilizzare sia l'opinione pubblica e sia la nostra amministrazione su questo problema. Ora Giusti, se mi vuoi fare tu qualche domanda. Sì, no, e Tania, tu sei stata molto chiara. In sostanza, diciamo che Tania vorrebbe che insomma la rete si facesse carico di questa problematica, anche perché appunto c'è questa proposta di innalzamento. E sicuramente è un grande pericolo per la salute dei cittadini, ancora di più per i bambini
e che sono esposti. Noi già abbiamo un paragrafo che appunto è stato scritto dal professor da Ferdinando Laghi, che è presidente ISDE Europa. E quindi niente, noi ti ringraziamo della tua partecipazione. Grazie, grazie a te per avermi invitato e a grazie per fare parte, ecco, di questa nostra grande comunità. Grazie a te, Tania, mille grazie, grazie. A presto. A presto, Tania. Allora, grazie a Tania Spanò. Per caso ha risolto i suoi problemi, Paolo? Ma eventualmente possiamo dire a Paolo di parlare per telefono, come ha fatto. Ma tanto. Aspetta, io adesso dovrei chiamare Lillo Ruvutuso, anche lui per telefono. Corrado, tu volevi dire qualcosa, che hai alzato la mano? Sì, io volevo chiedere a Tania, però, cosa, dato che lei è esperta in questa materia, però ha già chiuso, cosa potevamo fare insieme nella rete? Però ha già chiuso, e quindi... Sì, no, ma di questo ne possiamo discutere, okay, perché comunque noi abbiamo anche un'altra esperta diciamo di malattie ambientali con noi, che è Marisa Falcone, okay, che è proprio presidente dell'ADAS, che è un'associazione che si occupa di malattie ambientali, però... Sicuramente ne potremo riparlare, perché tra l'altro Tania, avendo questa patologia, ha anche difficoltà a stare, a partecipare ad una riunione, a stare tanto tempo così al computer, perché dopo un po' le viene il mal di testa, eccetera, eccetera. Quindi, allora, io chiamerei Lillo Ruvutuso in attesa che possa intervenire Paolo Pantano. Lillo, mentre lo chiamo, vi dico chi è: è un nostro socio della cooperativa, però è siciliano, ma risiede a Torino. Ed ha partecipato all'assemblea in presenza che abbiamo organizzato ad Enna il giorno 11 settembre, e ha portato appunto in assemblea questa problematica del suo territorio, che è quello delle Madonie, che adesso ci esporrà. Lillo invece non si è potuto collegare perché non ha gli strumenti tecnologici. Allora, ciao Lillo, allora io ho fatto una breve presentazione e sei in viva voce, parla più forte che puoi. Io le cose che avevo da dire le ho già dette l'altra volta. Qui il problema è che... Perdonami Lillo, qui ci sono presenti tante associazioni. Tu sinteticamente devi ripetere quello che ci hai detto giorno 11. Giorno 11, che ci sono questi incendi purtroppo come sono in tutta la Sicilia, e si ravvisano... come dire, carenze nelle strutture che sono preposte allo spegnimento degli incendi, nei vigili urbani, nei vigili del fuoco, nella protezione civile e quant'altro. Ma la cosa grave è che ci sono tutti i campi disseminati di rifiuti tossici, cioè contenitori di amianto, carcasse di auto e cose di questo genere. Il sindaco qua di Petralia Soprana e ha fatto un'ordinanza dove invita i cittadini a togliere queste cose. Io ho da togliere nella mia terra anche un pezzo di amianto, però non c'è nessuno che lo venga a togliere, pur pagando, perché le discariche in Sicilia, mi dice questo signore che ho contattato, non hanno spazi. Poi per quanto riguarda, tuttavia, la circolare che imponeva che entro il 15 tutto avrebbe dovuto essere pulito è rimasta lettera morta, nel senso nessuno fa nulla.
Per cui io penso che bisognerebbe mandare una lettera a tutti i sindaci delle Madonie in cui li si esorta a rispettare la legge e a fare qualche cosa, perché i cittadini alcune cose l'abbiamo fatto, siamo andati a pulire in giro per il paese, per le strade, abbiamo raccolto ferro, abbiamo raccolto vetro, abbiamo fatto cosa, però capisci, qua nessuno si mette contro il sindaco, cose, perché c'è un clima di aiuto reciproco, perché ognuno di noi ha un proprio scheletro nell'armadio e quindi tutto passa sempre così, in cavalleria. Questo è lo stato dell'arte. Io purtroppo me ne devo andare, quindi non posso fare, non posso venire da nessuna parte, non parlare con nessuno. E io penso che la cosa che si dovrebbe fare è questa, di scrivere ai sindaci e dire che bisogna fare rimuovere i rifiuti speciali che sono abbandonati nei terreni. E ce prova, ne sono parecchi. Prova. E loro lo sanno, perché io ho fatto una segnalazione alla locale caserma, l'ufficio urbano di Petraria Soprana. Va bene. Sì. Benissimo, benissimo Lillo. Allora, in sostanza quello che lui chiede, che Lillo chiede, e noi già gli abbiamo detto che come generazioni future faremo nostra questa problematica delle Madonie, adesso quello che dovremmo fare è inserirlo magari anche nella piattaforma come nuova criticità. Io ti ringrazio tantissimo Lillo della tua partecipazione. Buon rientro a Torino, anche perché appunto Lillo viene in Sicilia solo durante il periodo delle ferie, quindi poi torna estive. L'anno prossimo tornerò anche ad aprile e ti verrò a trovare a Catania. Grazie Lillo, sarà un piacere. Allora, grazie della tua partecipazione. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Allora, Paolo, hai risolto i problemi? Paolo Pantano? No? E chiamiamolo al telefono anche lui, no? E lo posso chiamare al telefono. Esatto. Ok, lo chiamo al telefono. Lontano. E Paolo, ti sto chiamando al telefono e ti metto in viva voce. Sì, pronto. Mi dispiace che non funziona il microfono. Ti sentiamo, parla. Grazie, Paolo. Parla pure. Se può fare quella relazione di 3 minuti? Sì. Giussi, scusami, dovrebbe staccare l'audio del PC. Ecco. Si sente un fischio, però, Paolo, si sente un fischio. Sente meglio ora? Sì, adesso sì, adesso va bene. C'era un cupolo, c'era un uccello, una specie di cupolo. No, veramente è il pollaio di Paolo. Questa riunione è divertentissima, perdiamo metà del tempo a capire come poterci parlare. Ok, d'accordo, e facciamo parlare Paolo. Avanti. Allora, brevemente, innanzitutto il solo in provincia di Siracusa, i dati dei Vigili del Fuoco ci dicono che ci sono stati 80.000 ettari di terreni bruciati, per il 75% in più rispetto all'anno precedente, e quindi una spesa che noi abbiamo altre volte
di cui abbiamo altre volte parlato, 360 milioni di euro di appalto nazionale per i Canadair che costano 13.000 euro l'ora, 1.400 per ciascun lancio con liquido ritardante. Tutte queste cose ci hanno fatto pensare e ci hanno fatto attivare perché per mandare una lettera alle varie, al Presidente della Repubblica, al Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato, alla Camera, ai ministri della transizione ecologica, beni culturali, sviluppo economico, eccetera, e ai capigruppo dei partiti Camera e Senato, e dicendo che appunto la Sicilia brucia, vi è questo elemento di gravità rispetto ad altre lettere che abbiamo fatto prima. L'elemento purtroppo degli incendi che dal 27 marzo versano soprattutto nella zona dove dovrebbe sorgere l'istituendo Parco Nazionale degli Iblei. E quindi ecco perché l'importanza di distruzione di un parco, del parco, è perché appunto gli incendi sono avvenuti soprattutto nelle aree protette, le aree proprio dove dovrebbe esistere il Parco Nazionale degli Iblei. Che ricordo che non è un parco monotematico, perché non è solo natura, ma è 11 siti archeologici, c'è una presenza di storiche, tappe antropologiche, pure a secco, 70 chiese rupestri, ville nobiliari di campagna, antiche masserie, palmenti, frantoi, antichi abbeveratoi, mulini ad acqua, i dieri, le nidiere, quindi... Quindi è una proposta di penetrazione che è stata fatta dove è contenuta l'essenza materiale e immateriale della cultura antropologica di un popolo che ha attraversato una storia millenaria che finora è miracolosamente leggibile in tutto il territorio degli Iblei. Ecco perché appunto è stata inviata questa lettera aperta a queste istituzioni per sollecitare l'istituzione. Buonasera. Sappiamo che i parchi, laddove ci sono i parchi, generalmente succedono pochi incendi. La della Bruzza, della Paella, dello Stelvio, le Cinque Terre, avete sentito parlare mai di incendi? No, perché prevedono un controllo migliore. Quindi noi pensiamo che questo territorio deve essere ancora più controllato, attenzionare di più l'attenzione di tutte le istituzioni per questo. Ecco il motivo di questa lettera, e pare che un piccolo risultato l'abbiamo ottenuto perché una deputata, appunto probabilmente è stata inviata appunto dai capi dei partiti, ha chiesto la convocazione urgente al sottosegretario della transizione ecologica, Ilaria Fontana, per chiedere un incontro urgente per il secondo incontro sul parco, per istituire al più presto il Parco Nazionale degli Iblei. Spero che sia stato esaustivo. Grazie. Sì, chiaro. Emanuela, volevi intervenire? Sì, mi è sfuggito a chi è stata inviata la lettera e a firma di chi. E lo puoi ripetere, Paolo? A chi è stata inviata la lettera? E aspetta, e a firma di chi? Ripeti. Sì, chiaramente è un'iniziativa di Generazione Future Sicilia, quindi questa qui, ripeto, è un'iniziativa, sono state fatte prima altre lettere da altre associazioni, però ora c'è stata questa, purtroppo. Seguito a questa emergenza degli incendi che abbiamo sentito il bisogno, come appunto Generazioni Future Sicilia, di inviare questa lettera, che è stata inviata al Presidente della Repubblica. Perché al Presidente? Perché è lui che deve firmare il essendo un parco nazionale, dopo che finisce l'iter, dopo che si viene completato l'iter, la firma definitiva deve essere il Presidente della Repubblica. Chiaramente al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera e del Senato, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro dei Beni Culturali, al Ministro per il Sud, al Ministro per lo Sviluppo Economico e ai capigruppo dei partiti presenti al Senato e alla Camera. Capigruppo di tutti i partiti. Ecco. Benissimo, grazie mille Paolo, e mi dispiace di questo imprevisto, perché Paolo non ha mai avuto problemi. Allora chiudo la telefonata.
Io do il benvenuto a chi si è collegato, adesso è arrivato Pippo Rannisi della LIPU. Quindi adesso sarebbe dovuto intervenire il presidente di Italia Nostra Sicilia, Leandro Ianni, che si rammarica tantissimo perché ci teneva molto a questa sua partecipazione, in quanto sarebbe dovuto intervenire sul tema dei beni culturali e paesaggistici in grande pericolo in Sicilia. Lui ha mandato tutto un dossier, mi sono incaricata di mandarlo al più presto a tutta la nostra mailing list, quindi tutti voi lo riceverete, e però vi dico brevemente, molto molto in sintesi, cosa lui avrebbe detto. Italia Nostra praticamente denuncia che gli ultimi atti legislativi e amministrativi dell'autonomia speciale siciliana in materia di beni culturali e paesaggistici hanno reso evidente in modo drammatico come lo stato di crisi dell'amministrazione regionale di tutela costituisca oggi un grave pericolo per la salvaguardia dell'importante patrimonio paesaggistico e culturale della nazione conservato in Sicilia. Comunque denuncia che l'Assemblea regionale ha prodotto una serie di DDL in materia di beni culturali, in sostanza si comprende che si va verso una privatizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Il documento voi lo riceverete ed è probabilmente un documento che noi dovremmo fare nostro, è abbastanza lungo. Chiaramente richiama l'articolo 9 della Costituzione che parla di paesaggio, ma il paesaggio comprende non solo l'ambiente naturale, comprende tutto, comprende il patrimonio artistico incluso nel paesaggio, è una visione olistica questa che hanno avuto i padri e le madri costituenti in questo articolo 9 della Costituzione. Quindi adesso io passerei al secondo punto all'ordine del giorno. Non so se ci sono interventi su questo primo punto ancora, ma... Giusi? Sì. Io vorrei solamente dire, per quanto riguarda la questione del 5G, dell'elettromagnetismo... Sì. Chiedeva Corrado che cosa possiamo fare. C'è una raccolta firme da parte, credo, di Lega Ambiente, che si rivolge direttamente al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle due Camere per bloccare il tentativo di innalzare i limiti di legge per le emissioni. Questi noi sappiamo che non è passato in commissione alla Camera l'emendamento di Italia Viva per passare da 6 a 60 volt per metro quadro. Però pare che adesso ci sia, e se ne parla proprio in questi giorni alla Camera, un nuovo emendamento per portarlo da 6 a 40, 43, quindi una via di mezzo che nasconde anche per via del modo come del tempo nel quale si misura questa frequenza, che attualmente va sui 5-6 minuti, ma vuole essere portato, secondo le lobby delle compagnie telefoniche, a una misurazione sulle 24 ore, e questo manderebbe in avanti. Allora ecco, questo noi potremmo valutare, non adesso, ma in questi giorni,
se aderire a questa raccolta firme di Legambiente, che è sul sito vogliamolimiticautelativi.it. Questa lettera rivolta al Presidente del Consiglio può essere sottoscritta sia dalle associazioni, dagli enti, ma credo anche dai singoli cittadini. Una proposta su cui ragionare potrebbe essere questa, così come potremmo chiedere con una iniziativa della Rete delle Reti a questo governo di rivedere la decisione del governo precedente di impedire ai sindaci di essere loro a concedere le autorizzazioni per innalzare le antenne. E chiudo col dire questo, che qui c'è una grande questione anche di carattere economico, perché secondo le compagnie telefoniche tenere basso a 6 volte al metro il ritmo delle frequenze vorrebbe dire installare molte più antenne. E in realtà, secondo gli esperti dalla nostra parte, si tratterebbe per le aziende di rivedere il criterio con cui queste aziende, con cui queste antenne vengono collocate, vengono gestite e progettate. Quindi si tratterebbe per queste compagnie di fare grossi investimenti economici che naturalmente non vogliono fare, ma hanno premura di lanciare commercialmente alla grande il 5G. Grazie mille Antonello. Giusy? Sì. Voglio fare qualche aggiunta a quello che ha detto Antonello. Sì, grazie. Nella realtà, da ingegnere elettronico, la normativa che riguarda il 5G ha proprio nella parte dei test di accettazione un buco, e questo lo hanno rilevato gli ingegneri del gruppo dell'IEC, quindi gli ingegneri elettrotecnici. Quindi la questione più grossa è che in questo momento le aziende possono installare 5G senza avere dei criteri per la certificazione dell'emissione, primo. E secondo, e questo noi lo sappiamo perché c'è uno degli ingegneri che è stato a capo dell'IEC, che è l'ingegner Pellicanò di Firenze, che ha denunciato questa operazione. Chiedo a Giusy, tra l'altro, di segnare il nome di Tiziana Vigni, l'avvocato del Codacons di Poggi Bonsi, che ha all'interno della propria associazione, che si chiama Atto Primo, il professor Giuliani, che è il padre della legge dei 6 volt metro, Antonello. Quindi della legge, scusa? 6 volt, della l'attuale limite di 6 volt metro è una operazione, è stata fatta grazie all'operazione del professor Giuliani, ok? Livio Giuliani, fondamentale, il fondatore di Atto Primo. Io ho messo già in contatto l'avvocato Camaiani con l'avvocato Tiziana Vigni. Quindi le operazioni che riguardano il 5G vanno benissimo, le operazioni che diceva Antonello Longo di sottoscrivere delle azioni. Non dimentichiamo che all'interno della commissione, ora qui c'è Luigi in linea, non so se è collegato, all'interno della commissione ambiente noi abbiamo dei personaggi che sono in collegamento anche con noi, con il quale possiamo farci sentire. 40 volt metro, 60 volt metro, non è questo l'importanza. Il problema è l'elevazione della misura da 6 ore a 24 ore, perché qualunque sia il vincolo, sulle 24 ore, essendoci la parte notturna che non trasmette, qualunque operazione sarà sempre supportata, sarà sempre aumentata. Quindi il tema, per quanto riguarda i sindaci, invece, la legge Colao sta cercando, o se non è già stato fatto, a fare in modo che i sindaci non possano opporsi all'installazione delle antenne 5G. Quindi in realtà l'operazione è ancora più subdola, si sta cercando di togliere ai sindaci la possibilità, come responsabili della salute dei cittadini nel comune, di operare per opporsi alle conduzioni. Ultimo, perché questa materia purtroppo mi sta a cuore, la questione non è tanto
La questione non è tanto il limite o non il limite. Come insegna il caso di Frossasco, il giudice, anche il TAR, dice a noi che siamo i ricorrenti: attenzione, se la legge determina la possibilità di installare 5G, voi non potete dire che c'è una violazione, perché la legge di per sé determina che il principio di precauzione sul quale noi ci consentiamo è stato già considerato. Quindi il tema è un po' più complesso. Chiederei a Giusi di captare, anche Antonello, di captare la situazione, di portarla a livello nazionale comunque. Poi le firme con Italia Nostra le dobbiamo, cioè qualunque siano le operazioni va benissimo, però attenzione, il tema è tecnologico per quanto riguarda i test, legale per quanto riguarda i limiti, e quindi vorrei capire anche che Italia Nostra abbia chiaro, perché Italia Nostra non si occupa in generale Legambiente, che loro abbiano chiaro il tema, cioè su questo si potrebbe fare, quando fossero liberi quelli dell'ISDE, e l'ISDE fa parte anche di Generazioni Future per qualche verso, Giusi, e il professor Livio Giuliani, un convegno sulla materia. Antonello? Sì. Con Livio Giuliani, quindi facendo parlare con Tiziana Vigni di Atto Primo, facendo intervenire il professor Giuliani, si potrebbe tranquillamente far intervenire anche quelli di Legambiente per, su questo argomento. Quindi noi possiamo partecipare. Claudio, dagliela un'occhiata a questa lettera. Giusi, tu ce l'hai, per favore, ci puoi mandare. Sì. Vogliamo limiti cautelari. Cautelativi.it. Io lo leggo tranquillamente e vi do il mio parere. In ogni caso, ritengo che qualunque operazione per bloccare il meccanismo vada utilizzata. Occorre procedere però immediatamente su vari fronti. Uno, indicare ad Atto Primo questa operazione. Due, discutere con coloro che abbiamo nella Commissione Ambiente perché venga comunque bocciato o sospesa la questione. E poi, secondo me, noi siamo in difetto perché noi siamo l'unico gruppo come Generazioni Future, non voglio però prendere tutto il tempo, come Generazioni Future noi abbiamo una tripletta di meeting. Noi abbiamo fatto, Antonello, e se questi si possono riproporre, ben 3 incontri che abbiamo patrocinato e di cui abbiamo le registrazioni sul 5G. Quindi potremmo riprendere la possibilità di scatenare un'ecoalfabetizzazione su tutte le reti che abbiamo con questi eventi che abbiamo già, senza organizzarne di nuovi, se il tempo stringe. Perfetto, perché... ma io me li ricordo bene, sono strepitosi, Claudio. Italia Viva comunque è qualcosa di tremendo dal punto di vista degli interventi subdoli che propone. Sono veramente... Bisogna stare molto, molto, molto attenti a questi personaggi. Forse voleva intervenire Luigi? Non so se Luigi è presente. Volevi dire qualcosa? No, ho solo confermato a Claudio che ci sono. Perfetto. Luigi, chi è che abbiamo noi in Commissione Ambiente? In Commissione Ambiente abbiamo D'Ippolito. Appunto, io non volevo dirlo. Però sarà il caso che a D'Ippolito gli facciamo presente tutta, se dobbiamo girargli tutta la documentazione, bene, D'Ippolito potrebbe rilasciare una dichiarazione nella quale specifica, essendo alla Camera, cos'è il 6 volt metro all'interno delle 6 ore, a differenza del 40 volt. Quando ci sarà da inviargli qualcosa che concordate, lo faremo. Ragazzi, d'accordo? Questo è tutto questo è comunque, per quanto riguarda il 5G, è tutto il parco di cose che possiamo realizzare. È chiaro adesso quello che possiamo fare, dovremmo decidere di farlo. Ecco. Sì, possiamo fare anche una call a parte organizzativa nella quale decidiamo il materiale da inviare, Antonello. Ma è molto importante la proposta... Sono dimensioni nazionali, non siciliane. No, ma ogni regione deve sfruttare il proprio linguaggio, il proprio lessico, il proprio dialetto, le proprie ipupari, quello che è possibile fare per far capire alla gente qual è il problema di attaccare questi benedetti cellulari. E ripeto, io ho anche scritto un testo che vi prego, prima o poi leggeremo. Ragazzi, più facciamo proliferare tecnologia, più chiediamo alla gente di morire nelle miniere di cobalto, tra l'altro. Quindi il 5G consuma una quantità enorme di energia, ha bisogno di nuovi cellulari. Ecco, noi siamo nella possibilità di dire non c'è
abuso tecnologico peggiore di un cambio generale di tutti i cellulari del mondo. Attenzione, questi cambi sono devastanti dal punto di vista del tecnologico, delle impronte ecologiche, soprattutto anche dei minerali e delle terre rare. Ok? Vuol dire mandare gente ancora di più a massacrarsi nelle miniere di estrazione di questi minerali, e sono o bambini o ragazzi o povere persone che la storia non conoscerà, ma che soffriranno, si ammaleranno e moriranno. Io non sono per la quale su tutto questo, su questo giretto, come ingegnere, come tecnologo e come tante altre cose. Vai. Ultima cosa, Claudio, dovremmo seguire anche la Commissione europea, che io ho letto da qualche parte che la Commissione europea ha preso in esame la eventualità di abbassare, secondo il modello italiano, i limiti. Certo, non è che sono tutti per accottare lì in Europa, a differenza dei nostri. Quindi... Una domanda, Claudio, e passiamo all'altro punto. Il documento di cui parli è quello che hai mandato a me? Sì. E se vuoi, versione. Se mi autorizzi, io lo giro. Ma quello lo puoi girare a tutti. Okay. Parla dei beni comuni, anche se Luigi giustamente mi dice che non parlo proprio la lingua dei beni comuni. Io cito tutti i libri di Ugo Mattei, è il nostro modello per la nuova vita. Allora darei la parola ad Antonio. Ad Antonio Andolfi per il punto 2, che ci parlerà del polo industriale di Augusta. Sì, mi sentite? Benissimo. Benissimo. E allora, noi siamo, io con Corrado, ormai stiamo organizzando questo evento, che per noi deve essere un evento importante, non uno dei tanti che sono stati fatti. Ecco, lo schema è a linee generali, perché poi stiamo contattando le varie persone, sarebbe passato, e quindi l'analisi di cosa è successo, e quindi qua ci sono la mia esperienza in fabbrica con tutti i miei libri che ho scritto, c'è l'uomo simbolo che è Palmiro Presutto, e anche se riusciamo a trovare un medico di epidemiologia. Poi un dibattito, e questo è il passato. Il presente, il tema principale sono le bonifiche, quindi sto contattando con il responsabile dell'ARPA della provincia, che conosco, è una persona valida, non è di parte, e un possibile legale, perché ormai si sono aperti i fronti, tipo Ilva, Itarda, in altri posti in cui si porta il discorso di chi inquina paga, che sta andando avanti anche a livello europeo, e si potrebbe benissimo aprire là, vedere se è possibile aprire un contenzioso che può arrivare fino alla Corte europea, dato che non se ne può più, insomma, una realtà che si muore normalmente. Qui di nuovo un dibattito, poi c'è una pausa, ci deve essere, e futuro ci sono dei, secondo il recovery stanno arrivando dei finanziamenti, inoltre abbiamo pensato che siccome ci sono stati dei momenti storici positivi tipo la Ruhr tedesca, un progetto che è venuto fuori di bonifica effettuata, si sta partendo un altro che è quello di Bagnoli, anche se poi sono due situazioni differenti, anche la nostra è differente, perché lì erano due siti dismessi, il nostro invece è in funzione, ed è in funzione importante perché ha tre raffinerie e altri impianti chimici che se si fermano si ferma mezza Italia, quindi già siamo in una situazione differente. E quindi quello che pensavamo è quello di presentare, e lo stiamo elaborando con alcuni esperti, un piano strategico in cui si fa vedere anche concretamente cosa vediamo, cosa vogliamo fare. Ecco, è lì l'ultimo, un dibattito. Il nostro, diciamo,
il nostro intento è quello di giungere a queste nuove conclusioni, smuovere la popolazione, ma anche, non soltanto locale, ma anche chiamando, voglio dire, anche tante persone a livello fuori dal locale, e lanciare queste iniziative, fare pungolo a partiti, sindacati, istituzioni e comuni, e arrivare poi a, come ho detto io, un piano, no? Che comprenda, per dire, qua vogliamo fare, secondo certi aspetti, piano, una zona verde, qua, perché le aree dismesse, io conoscendo il territorio, sono enormi, perché ormai lì, rispetto a prima, ci sono soltanto pochissimi impianti. Poi il resto è da, in parte da risanare, no? Da bonificare, sto parlando come suolo, e in altra parte già bonificata, su cui si può fare tante cose, no? Si possono fare non soltanto impiantare industrie nuove, ma anche altre cose che può essere pure a livello turistico, fare passare, far diventare dal porto commerciale di Augusta, fare venire, poi c'è Tapsos, cioè fare, c'è la zona archeologica, c'è tutto un insieme, no? Che stiamo verificando. E poi per, stavo dicendo, mi sono dimenticato, sempre partendo dall'articolo 9 e articolo 32 della Costituzione, e poi certo c'è il grosso problema della bonifica della rada, in cui ci sono 500 tonnellate di mercurio. Fra i finanziamenti del recovery sta avvenendo una cosa positiva, perché ci sono nuove tecnologie, perché prima era stato bloccato tutto dal TAR per alcuni finanziamenti, perché con la tecnologia vecchia si smuoveva troppo giù i fanghi nella rada, e questo portava anzi a incasinare le cose. Invece ora c'è una nuova tecnologia che fa da aspirapolvere e non fa salire questi fanghi, quindi si aggira questa disposizione del TAR e si deve andare avanti. Ecco, diciamo all'incirca, insomma, questo è il discorso che... E quindi dovrebbero venire fuori tutte queste novità, ecco, partendo dal passato fino ad arrivare al futuro, a prospettive da portare avanti. E poi un seguito, perché non si fermerà la cosa qui. Noi vorremmo poi portare avanti in seguito una specie di tavole da confrontarci ogni tot con le varie istituzioni e via dicendo. Ecco, quindi non si deve fermare lì al semplice convegno, ma vogliamo andare avanti, fare un punto fermo e poi andare avanti. Se ci sono delle domande di chiarimento. Cosa? Non ti sento. Intanto ti ringrazio, Antonio. Vorrei solo dire che questo tema del polo industriale di Augusta fu messo proprio al centro dell'interesse da parte delle associazioni che avevano aderito alla rete delle reti, e fu votato come la problematica più drammatica ed urgente da affrontare. Proprio per questo è da tanto che ci lavorano Corrado, Antonio. Volevo noi due ci stiamo lavorando, sì, soprattutto, quindi comunque sarà, e tutte le associazioni presenti sono invitate a collaborare, a partecipare, ovviamente a dare suggerimenti. Intanto si sta lavorando su questa giornata ad Augusta, che, scusami, sì, la se giornata ci sono... come è concepita sarà piena, perché si arriverà fino alle 15, sì, sì, partendo dalle 9, no? Se va tutto bene, quindi è abbastanza piena. Se ci sono domande, volete prenotarvi o alzando la mano oppure in chat.
Ah, Emanuela vuole fare una domanda. Prego, Emanuela. Il microfono, il mic. Il microfono attiva. Attivato? Sì. Allora, io due domande volevo fare. Una ad Antonio. Chi lo sta studiando questo piano strategico? Chi? Ingegneri? Chimici? Chi è che ha la capacità, la competenza in questo gruppo di studiare un piano strategico? Noi in questo momento stiamo elaborando una via di massima, perché a questo punto un piano veramente, veramente con i dettagli strategici è fatto da un gruppo multidisciplinare in cui c'è l'archeologo, c'è l'architetto e via dicendo. Ecco, noi vogliamo, però vogliamo che queste persone un domani in un gruppo multidisciplinare devono seguire quello che diciamo noi, no? Che a un certo punto arriva il tizio altolocato e dice: io voglio fare questo, mi piace quest'altro, me ne sto fregando della popolazione qua vicino, me ne sto fregando. Invece deve essere un piano aderente alla realtà. Quindi noi prima vogliamo che si faccia in un certo modo, e questa chiarezza deve venire dal convegno. Sì, ma quello che voglio dire io, ci sono a livello del territorio nazionale dei precedenti piani strategici che hanno recuperato un polo industriale? C'è qualche cosa che noi possiamo utilizzare? Sì, ci sono in parte, perché ho parlato di Bagnoli, anche se in maniera differente, ma ci sono anche dei filmati che faremo vedere, per esempio. Di Bagnoli, per esempio, è l'unico sito che ormai è stato bonificato. Poi parliamo di uno ancora meglio, è la Ruhr, che è grande bacino carbonifero in Germania, ma che lì ha anche un aspetto, diciamo, politico-culturale, perché la Ruhr fu fatto questa bonifica per riunificare le due Germanie, un discorso culturale. Qui questo potrebbe benissimo avere il simbolo per riunificare il nord che ha inquinato con il sud che ha subito, voglio dire. Quindi questo discorso qua deve passare anche da un punto di vista politico, non semplicemente vogliamo che chi inquina paga, perché poi alla fine sono venute le industrie dal nord, hanno fatto i loro profitti e se ne sono andati. Ecco, ti porto l'esempio: a Porto Marghera è stato speso più di 1 miliardo per le bonifiche, bene, più di 1 miliardo, e ancora stanno cercando soldi. Invece noi siamo i poveri sporchi, ecco, tanto per essere chiaro. Posso rispondere io un grazie po'. Emanuela? Sì, prego. Dunque, il convegno soprattutto un'analisi della situazione, analizzare anche il presente, come ha detto giustamente Antonio, e per il futuro vogliamo lanciare delle idee e un'impostazione. Però lanceremo anche, non è inteso solo come fine a se stesso il convegno e una tantum, ma proporremo la consultazione, un gruppo di consultazione in cui ci saranno tutte le associazioni, i cittadini che non vorranno farne parte, le istituzioni, per concordare e seguire tutto l'andamento del proseguo e del processo che inevitabilmente bisogna avviare nel SIN siracustano. Se ne parla da molto tempo, ma in realtà avvengono solo delle situazioni sporadiche in cui le industrie continuano ad approfittare delle sovvenzioni del momento e si inventano delle nuove capacità. In realtà lì bisogna prima andare a bonificare tutto, perché ci sono, come diceva Antonio, ci sono moltissimi siti già dismessi che vanno bonificati, ed è stata fatta solo la caratterizzazione dei vari siti.
solo per quella sono andati un sacco di soldi. E la vera bonifica deve iniziare. È tutto un processo della riconversione industriale che deve iniziare. Quindi questo processo, secondo le normative europee e nazionali di consultazione anche popolare, vogliamo indicare un percorso. Quindi il convegno non può essere esaustivo di un progetto, ma va avviato un progetto. Vogliamo far capire alle istituzioni, con la forza delle altre associazioni dietro, ecco perché lo stiamo proponendo alla rete, che va iniziato un processo. Questo processo va seguito democraticamente da tutte le realtà che si occupano di non solo di ambiente, di tutti i beni comuni, perché la prima cosa che è stata messa da parte da 70 anni nel sito sono state tutte i beni comuni, iniziando dagli elementi, dall'aria, dal mare, dall'acqua, delle falde, e continuando in tutte i beni culturali. C'è Thapsos, la penisola di Thapsos, c'è un inserimento urbano fatto 500 anni prima dei primi insediamenti della Magna Grecia. È un tesoro culturale che tutto il mondo ci invidia, ma lì è stato fagocitato completamente dalle industrie, coperto dalla pirite e da mille altre veleni. Sì, come si può dire, giustificazioni, che è stato bloccato, è stato chiuso, tutti i processi industriali, gli scatti dei processi industriali, è stato coperto dagli scatti dei processi industriali. Gli unici studi che sono stati condotti sono degli anni 70 e si è fermato tutto. Per dire Thapsos, ma c'è anche Megara Eblea. Corrado, puoi andare a chiudere. Il castello di Augusta abbandonato completamente, l'hangar di Augusta abbandonata. C'è tutto un tesoro e tutte le vocazioni del territorio sono state completamente disconosciute, abbandonate e fagocitate. Da lì deve ripartire il territorio. Il processo è lungo, però bisogna avviarlo. Grazie Corrado. Allora, che rapporti ci sono con l'Augusta? Perdonami Emanuela, perdonami un attimo, perché io volevo chiedere se l'Assemblea accetta di cambiare un po' l'ordine del giorno, in quanto noi oggi qui come scopo fondamentale ci siamo riuniti per avviare un nuovo processo, cioè una nuova organizzazione, dare una nuova organizzazione alla rete delle reti. Ora magari se gli interventi possono essere posticipati, io darei prima la parola ad Antonello, che presenta la nostra proposta organizzativa, perché su questa che i presenti devono esprimersi, cioè se accettano questa nostra proposta organizzativa. Ci sono difficoltà? Possiamo dare la parola ad Antonello e magari rimandare a dopo le domande? D'accordo, ottima scelta. Va bene, grazie. Allora Antonello, ti chiedo gentilmente di illustrare questa bozza di proposta organizzativa. La rete dei beni comuni siciliani già esiste e sta lavorando, così come dimostra l'esistenza, la formazione della piattaforma che comprende tutte le campagne, le iniziative, le idee
delle componenti della rete dei beni comuni. Noi pensiamo che sia opportuno dare oggi una piccola struttura per fare in modo che la piattaforma non rimanga un documento cartaceo, ma diventi una piattaforma politica viva da portare avanti per seguire l'obiettivo della rete dei beni comuni, cioè quello di mettere insieme ciascuna delle iniziative e delle battaglie. Quello che è l'impegno di un'associazione, di un'organizzazione rispetto ad uno dei beni comuni dei quali ci occupiamo, l'acqua, il suolo, il sottosuolo, l'aria, il patrimonio paesaggistico, la cultura, le infrastrutture che servono per fare in modo che i cittadini possano fruire dei propri diritti, il capitale umano, la conoscenza, cioè scuola, informazione, educazione, famiglia, comunità, welfare, i problemi della giustizia, la tutela della privacy, dei profili digitali. Tutto questo, se diventa ogni iniziativa presa dall'associazione che si occupa specificamente di un problema, un'iniziativa condivisa, sostenuta, partecipata da tutte le altre associazioni, è chiaro che da un lato ogni singola battaglia diventa più forte, più pregnante, dall'altro lato si fa massa critica in maniera da poter pensare di condizionare i decisori politici, di cambiare le cose in qualche modo. La struttura di cui la rete delle reti si può dotare per raggiungere due scopi. Uno, quello di funzionare con più continuità, con maggiore coesione tra le associazioni. E l'altro, quello di coinvolgere tutti nella gestione della rete stessa, negli indirizzi di fondo che vanno presi, nelle iniziative, nelle convocazioni, nel calendarizzare le riunioni in modo da non sovrapporle. A questo, secondo me, serve un coordinamento. Sul come realizzare questo coordinamento abbiamo l'intenzione di sentire gli amici, i compagni di tutte le altre associazioni, oltre le Generazioni Future, che sono presenti in questa riunione, in questa assemblea. Ci siamo fatti carico di scrivere una traccia, una proposta, una bozza, che non è che uno spunto per la discussione. Nel modo più semplice questo coordinamento può nascere facendolo costituire da un rappresentante per ciascuna delle associazioni che aderiscono alla rete delle reti, scelto secondo le regole interne dell'associazione stessa, questo coordinamento composto da un rappresentante per associazione, possiamo chiamarlo consulta della rete dei beni comuni siciliani o diversamente. Nell'ambito di questo coordinamento, che possiamo chiamare consulta, l'idea, la proposta è quella poi di scegliere tre persone che svolgano un ruolo esecutivo rispetto a questa funzione di direttiva, a questa funzione di coordinamento più generale. Tre persone che materialmente convocano le riunioni, stabiliscono gli ordini del giorno, moderano i lavori che curino intanto l'apertura di una chat su WhatsApp riservata alla consulta così costituita,
che possibilmente curino l'apertura e la gestione di una pagina Facebook e di una casella di posta elettronica, anche eventualmente come posta certificata per le interlocuzioni con le istituzioni. E basta, questo è tutto. Quindi la proposta è di chiedere alle associazioni aderenti alla rete dei beni comuni Sicilia di nominare con le proprie regole interne un proprio rappresentante nella consulta della rete dei beni comuni, la quale consulta si insedierà, nominerà, eleggerà tre rappresentanti per svolgere questo ruolo esecutivo e aprire la chat su WhatsApp, la pagina Facebook, la casella di posta elettronica. Il mandato di questi tre è un numero che ovviamente deve essere discusso e può essere cambiato, la caratteristica di questo gruppo esecutivo di tre persone è quello che la sua durata è limitata nel tempo, proponiamo 6 mesi, ma anche questo spazio temporale può essere discusso, può essere di meno o di più, e non è rinnovabile perché? Per consentire a tutte le associazioni di svolgere a turno questo ruolo esecutivo, in maniera da evitare che una delle associazioni possa magari svolgere un ruolo egemone rispetto a questa rete delle reti, che invece deve essere comune come impegno di tutti noi, aperta, democratica, sempre collegiale nelle sue scelte, nelle sue decisioni e nelle sue iniziative. Grazie. Grazie a te, Antonello. Se ci sono interventi, chi vuole intervenire? È molto semplice, diciamo, l'organizzazione che noi proponiamo, però poiché finora è stato un po' Generazioni Future a gestire, ci sembrava molto opportuno che si creasse appunto una struttura una struttura diversa che avesse vita propria. Io sono d'accordo, ho ascoltato con attenzione e concordo con quello che ha detto Antonello Longo. Mi sembra una proposta che se verrà accolta, e come spero, coinvolgerà le associazioni, perché si sentiranno tutte protagoniste e potranno dare il proprio contributo impegnandosi ovviamente seriamente per questa causa comune. Chiaramente penso che farete con una mail manderete in sintesi qual è questa proposta per realizzare il coordinamento, così sarà dovere di ogni associazione sottoporlo ai propri soci affinché poi si arrivi con la nomina di un rappresentante. Sì, in realtà la proposta è allegata alla convocazione di questa riunione. Devo guardare perché allora non me ne sono accorta. Ho visto il report della riunione precedente, allora è già qua, benissimo, questo ci farà accorciare i tempi allora. Sì, ce l'avete tutti questa proposta, quindi... Cioè adesso appunto magari se volete esprimervi, mi dispiace che Giussi sia andata via, anche Benedetto, comunque Giussi già faceva parte addirittura lei ha scritto un paragrafo della nostra piattaforma, quindi probabilmente sarà d'accordo. Non so, qualcuno vuole aggiungere altro? Cioè, chi rappresenta un'associazione vuole intervenire dicendo se è d'accordo? Posso intervenire?
Certo. Allora, io oggi ho ascoltato, sono presente come persona fisica, cioè io sono diventata azionista di Generazione Future, ma in realtà io oggi ho fatto tante domande perché devo relazionare questo incontro a 5 persone che vogliono diventare azioniste e poi a tutta la mia associazione che era molto interessata a capire come agisse Generazioni Future. Io ho ascoltato le vostre proposte, non ho ben capito ancora lo stile di azione, cioè non ho capito ancora bene in passato le vostre azioni come si sono concretizzate, perché chiaramente la vostra storia è più antica. Quanti anni ha Generazioni Future? 2018. Ecco, quindi mi manca la storia delle vostre azioni, voi la conoscete, io no, ma in realtà io avrei tante domande da fare, non voglio qui farvi perdere tempo, magari chiamerò a Giussi privatamente, ma io devo relazionare tutto quello che avete detto a un gruppo di persone, ma soprattutto a 5 che vogliono diventare azionisti. Avrei un milione di domande, ma non mi pare il caso di farle adesso. E ti ringrazio Emanuela. Comunque questo incontro di oggi è registrato, cioè stiamo registrando tutto, quindi, ed è pubblicato sulla nostra pagina Facebook Beni Comuni Sicilia. In realtà noi nel 2018 siamo nati come Comitato Rodotà, e poi abbiamo raccolto le firme per la legge per la LIP, la legge di iniziativa popolare. Dopodiché siamo diventati veramente Generazioni Future a marzo di quest'anno, perché abbiamo finito il comitato di scopo, non aveva più ragione di continuare, in quanto aveva appunto come obiettivo quello di raccogliere e depositare le firme in Parlamento. Una volta depositato, abbiamo attivato questo ente che già era nato contemporaneamente al Comitato Rodotà. E non so se altri hanno delle domande da fare. Domande io non ne ho, però ho sentito con molta attenzione tutta l'esposizione dei vari interventi. Sono d'accordo un poco con questa organizzazione che si vuole dare, perché penso che la collegialità, il coinvolgimento con le associazioni, le altre associazioni, sia molto importante, no? Perché oggi, se lo si guarda da tutti i punti di vista, credo che aggregarsi, no, per condurre delle battaglie, credo che sia una cosa importantissima. Cioè, voglio dire, tenendo conto di un paese che è molto disgregato, allora se si riesce in una situazione di questo tipo, no, di riuscire a mettere insieme le forze del paese per cercare di cambiare qualche cosa, di aggiustare qualche tiro, perché come sappiamo, tra l'altro, ci sono problemi veramente rilevanti, no? Quello dell'ambiente soprattutto, quello della politica, no? Visto l'esposizione dei beni culturali che ha fatto gli anni, che lo condivido assolutamente, no? È un po' la mia materia, voglio dire che so che, come dire, so come funziona un po' tutto quell'ambiente e tutte quelle leggi che ci sono, voglio dire, tutto quello che sta anche portando avanti la regione siciliana, che chiaramente non va sicuramente verso la tutela dei beni culturali, ma, come dire, verso la distruzione dei beni culturali. E tanto per fare un esempio, non so se voi l'avete seguito, l'altro giorno amici che si è fatto fotografare insieme a dei baroni, no? Baroni, che cos'era barone? Insomma, un nobile che è venuto dall'Inghilterra, perché addirittura gli ha concesso la regione, l'assemblea, il Palazzo Reale, per fare una festa privata. Cioè dire, questo significa veramente un oltraggio, voglio dire, oltre che alla Repubblica Italiana, anche a un bene comune, voglio dire, a un bene il Palazzo Reale è la sede della regione siciliana, non è una cosa privata, no? Bene culturale è bene della Repubblica Italiana. Quindi come vedete, è tutto
come dire, io soffro tutto questo sfilacciamento, come dire, di questa società in tutti gli ambiti, ecco. Quindi va bene, molto bene, questo aggregarsi per combattere queste tendenze distruttive, direi. Ok? Tutto qua. Grazie mille, Nella, bellissimo, bellissimo intervento. Come dice appunto, come ha detto Marisa, è proprio questo, questa ristrutturazione proprio per dare protagonismo a tutte le associazioni presenti. Io volevo solo aggiungere un punto molto importante. I tre obiettivi fondamentali di generazioni future sono: 1) difendere i beni comuni, 2) lottare le privatizzazioni, 3) attuare la Costituzione. Questi sono i tre pilastri su cui si regge la nostra associazione. Sono perfettamente d'accordo. Dunque, quindi a questo punto non so se ci sono altri interventi oppure vogliamo passare alla conclusione. Come vogliamo rendere concreta questa adesione delle associazioni, magari mandando un'ulteriore email e chiedendo a tutte le associazioni. Intanto possiamo mandare nuovamente il documento in maniera che tutti possano rileggerlo con maggiore attenzione e chiedere alle associazioni che aderiscono di rispondere e dobbiamo mettere in moto questo meccanismo, segnalare chi propongono come rappresentanti della loro associazione nella nuova organizzazione della rete e poi da lì piano piano realizzare questo progetto che ha sintetizzato e che ha sintetizzato Antonello. Possiamo così anche rispondere per mail, dare l'adesione e segnalare la persona scelta come rappresentante, così già alla prossima riunione possiamo tenere conto delle adesioni e dei nominativi pervenuti. E quindi perfetto. Se voi volete, magari la prossima riunione magari la convochiamo un'altra volta noi, visto che ancora non so, certo, non c'è la casella di posta, eccetera. Ma dalla prossima, certo, insomma, dovremmo ripartire. Grazie mille, Maria. Vorrei aggiungere soltanto che la nostra testata giornalistica, il Papavero Rosso Web, pubblicata da ADA, sia a disposizione per poter, diciamo, affrontare i temi che appunto fanno parte del programma di Generazioni Future, quindi fare conoscere meglio questa rete che è nata, e questo potrà servire anche per magari coinvolgere altre associazioni che ancora non sono entrate a far parte di questa realtà, che è molto importante, perché creare sinergie tra tutti noi è fondamentale, perché potenzia le nostre forze, e quindi anche dare voce alle istanze e, insomma, segnalare i problemi. Magari poi ne parliamo meglio successivamente, però ecco, da parte nostra c'è anche questa disponibilità. Grazie mille, Marisa. Io sono particolarmente felice della tua partecipazione, perché non ci vedevamo proprio da tanto tempo e sono davvero felice di vederti e di questo tuo intervento, questo tuo coinvolgimento. Bene, allora non so, Antonello, vuoi fare tu delle considerazioni conclusive? La mia considerazione conclusiva è che vuole intervenire qualcun altro, non so, Pippo. Perdona, Antonello. Buonasera, io intanto vi ringrazio per avermi invitato. E vediamo un po' in funzione purtroppo degli impegni che noi stiamo cercando di seguire. Devo fare la sua nome? Sì.
Pronto? Quindi stiamo cercando di seguire, se abbiamo la possibilità anche di seguire, di partecipare a questi incontri. Vedremo in funzione delle forze che abbiamo. Certo, grazie comunque Pippo. D'accordo. Grazie. Grazie a voi, molto interessante, insomma ci sono tanti, avete affrontato tanti di quegli aspetti, diciamo, che veramente aprono la mente su tante cose. Io conosco la situazione di Augusta, che è poi di fatto quella di Priolo, è molto complessa, ricordiamoci però che anche in quella zona ci sono dei valori ambientali di particolare importanza, come ad esempio la riserva di Priolo, le zone umide che ci sono ad Augusta e quindi le varie saline, Salina Regina, Salina Mignemi, Punta Cugno, il fiume Mulinello, insomma ce ne sono di cose belle da cercare di salvaguardare, quindi non lo so quello che si potrà fare, però è stato molto interessante, ecco questo che volevo dire. Grazie mille, grazie Pippo Rannisi della LIPU. Allora, Antonello, vuoi passare tu alle conclusioni? Sì, grazie Giusi. La riunione che si è tenuta questa sera, secondo me, dimostra ancora una volta la serietà e la profondità dell'impegno della rete dei beni comuni Sicilia. Si è parlato dei campi elettromagnetici, degli incendi boschivi, della istituzione necessaria, secondo noi, del Parco degli Iblei, dei beni culturali, e si è parlato di quella che io personalmente ritengo la madre di tutte le battaglie, cioè l'impegno per il risanamento del sito di interesse nazionale in cui insiste il polo petrolchimico, l'area industriale Siracusa, Augusta, Priolo, Melilli, con un taglio serio, concreto, fattivo. E infine abbiamo registrato, credo, un generale consenso sull'opportunità di organizzarci per fare funzionare meglio, con continuità, con costanza, con efficacia, la rete stessa. Quindi il bilancio della riunione è molto positivo, procederemo a mettere in pratica le cose che sono state dette. Grazie mille Antonello, come sempre. A questo punto possiamo chiudere. Mi sentite ora? Mi sentite? Ah, alla fine, Paolo! Benvenuto Paolo! Buongiorno Cesarini. Mi sono collegato con mio figlio che ha un centro di assistenza computer a Siracusa e lui tramite il remoto mi ha risolto il problema. Quindi bene, alla fine almeno abbiamo sentito. Ho sentito le conclusioni. Io direi di ricominciare l'assemblea. No, io invece volevo ricordare a tutti quanti che domani c'è lo sciopero mondiale per il clima, domani 24 in tutte le città italiane, e si scende in piazza insieme ai ragazzi del Fridays. Io vorrei invitare tutti quelli che possono, sicuramente qui a Catania andremo alcuni di noi, a Palermo spero di sì, insomma spero che almeno a Siracusa so che pure
è importante che ognuno, che sia che generazioni future, ma che insomma tutte le associazioni supportino questo movimento, e speriamo che ci ascoltino e che non sia tutto un greenwashing, tutte le parole che sentiamo fare dai nostri studenti. No, i nostri studenti lo dicono veramente, il greenwashing lo fanno i nostri politici, la nostra classe dirigente. Giusi, scusami, sì. Io ho dimenticato di dire una cosa, cioè che la consulta che nascerà naturalmente non solo non escluderà, ma sarà tenuta a convocare periodicamente assemblee come questa, in cui tutte le associazioni inviteranno tutti i loro aderenti. Benissimo. Allora ci salutiamo e ci diamo, non lo so, possiamo fare una cosa fra i presenti, e vogliamo, tra quanto ci vogliamo rivedere? Fissiamo più o meno una data, anche se non una data, ma insomma una fra 3 settimane, fra 2, fra 1 mese. Ma quando sarà il convegno? Stiamo decidendo, programmando le persone che stiamo chiamando, iniziando da Don Palmiro, e quindi nei prossimi mesi, ancora una data precisa non ce l'abbiamo. Ma Francesco Scilea della Lipu l'avete contattato? Scusa, cosa c'entra la Lipu? La Lipu, come? La Lipu ha sarà invitato, cioè, sarà invitato. Guarda, che saranno invitati. Stiamo facendo il discorso che saranno invitati tutte le associazioni. Noi stiamo parlando di chi farà la relazione. Non può essere un convegno di 3 giorni. Noi stiamo parlando di persone che fanno i relatori. Poi parleranno tutti. Anzi, diamo più spazio al dibattito che non alle relazioni. A proposito, voglio dire una cosa, che finalmente la lettera, e devo ringraziare, possiamo ringraziare tutti, Valerio Sferlasse, che ha mandato già la lettera, diciamo, a proprio sotto alla sua santità il Papa, alla conferenza La possiamo pubblicare, allora. Quindi possiamo pubblicarla. Sì. Scusate, vogliamo darci appuntamento fra circa 2 settimane, che ne dite? A metà ottobre magari faremo un altro doodle, il buon Tonino, che mi pare che sia arrivato, farà un altro doodle tra un paio di settimane. Per me va bene. Che ne dite? Per me va bene. Va bene. Manuela, no, Leone, finalmente vediamo la tua bella faccia. Oh, grazie, ho seguito tutto l'incontro, ho preferito togliere il video. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Volevo dire due cose molto brevemente. Non ho voluto intervenire durante l'incontro perché ho letto insomma il programma e ho visto che era focalizzato molto agli aspetti organizzativi. Però volevo lanciare, magari portarlo nell'ordine del giorno del prossimo incontro, se possibile, una questione che è di queste ore sulla riforma del processo penale e che riguarda il tasso dell'improcedibilità, che ha degli effetti sulla questione dei delitti ambientali. È proprio una, diciamo, una notizia di queste ore. Su insomma questo avanzamento, credo ci sono delle posizioni a livello nazionale rispetto a quello che è stato detto prima, quando si è fatto un intervento specifico anche sulla parte riguardante i gravi danni, gli incendi, eccetera eccetera. Forse come rete possiamo anche intraprendere delle azioni, o portare sul tavolo, intraprendere delle azioni su questo tema e supportare questo, diciamo, questo passaggio che
Credo, ritengo, insomma, non conosco il testo definitivo, però sia molto importante da sottolineare. L'altra cosa, sempre molto brevemente, riguarda la questione dei rifiuti e del piano regionale con l'emergenza che ci sono state in questi giorni. Quindi se possibile mettere in calendario anche questo tema. Ci sono delle azioni che si potrebbero sicuramente intraprendere in maniera più forte a livello comune. Grazie mille Manuela. Grazie a Manuela voi. Leone, presidente Rifiuti Zero Sicilia. Io l'ho definita la passionaria. Veramente ha una passione incredibile, ci mette una passione incredibile in quello che fa. Magari mi mandi una noticina, Manuela, con Grazie, piacere. grazie. Grazie a te. Allora, io direi appunto, magari ecco il buon Tonino che si è collegato, creerà un doodle, scegliamo. Non so se voi tra i presenti siete disponibili anche il fine settimana. Io, per esempio, il fine settimana lo preferisco. Manuela, vedo che scuote la testa, ma magari noi facciamo un doodle, mettiamo anche, mentre invece altri preferiscono Sferrazza, per esempio. Andrea, non lo so se. Andrea, no. Scusate, Va apro il bene. microfono solamente per salutarvi. Scusami, Giussi, Sì. solamente per un saluto veloce perché ovviamente sono mancato tutto il tempo, però meno Non male che ti siete in diretta, quindi vi preoccupare, ascolterò. Un che vorrei abbraccio. sentire anche la Ciao. voce di Andrea. Non riuscivo ad attivare il microfono. Ci dà un Eccomi. saluto. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Va bene. Potremmo mettere in alternativa venerdì 15 pomeriggio o sabato 16 mattina. Allora, venerdì 15, ma siete d'accordo sulla proposta di Antonello? Va Dai, bene, facciamo un doodle, vediamo. perfetto. Sì, lui propone venerdì 15 pomeriggio, hai detto? Sì. Perfetto, Alle allora uno dei 19 in poi. nostri Sì, va bravissimi, bene. attivissimi ragazzi provvederà. E allora ci diamo un grandissimo abbraccio, ovviamente virtuale, ma con affetto vero, non virtuale. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo tra 15 giorni circa. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, Ciao. buonasera Ciao. Melinda, Grazie Manuela, mille. Emanuela, Buona... Ciao a tutti, Ciao a tutti, buonasera. ciao. Ciao Buonasera a Paolo. Ciao tutti quanti, Antonio. Ciao. buonasera. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci.